Bentornati, cari fiorai di Border Nights. Questa sera parleremo di omicidi rituali, Angelo Izzo e Rosa Rossa. Titolo della scheda: La Rosa Rossa colpisce ancora. Così parlò Angelo Izzo, una vergine 17enne per iniziare una decina di fratelli alla Rosa Rossa con un rito di sesso e di sangue, per poi sacrificarla. Come sostenevo tempo fa, la Rosa Rossa, da tematica relegata a quattro complottisti un po' visionari, sta diventando realtà mainstream. I media, per la prima volta, parlano esplicitamente di Rosa Rossa in correlazione a diversi misteri e delitti degli ultimi 50 anni. Contemporaneamente vengono riesumati il caso Orlandi e il caso Erba su Italia 1. Poi la volta del giornalista Purgatori e del magistrato antimafia Mignini sulla 7 riguardo al mostro di Firenze, dove viene un'altra volta fuori il nome della RR. Idem per il caso Pantani, che torna anch'esso alla ribalta. Dulcis in fundo, Angelo Izzo, che in realtà aveva sempre parlato anche gli anni scorsi, ma non veniva ascoltato, nelle confessioni che ha raccolto la brava giornalista Ilaria Amenta nel libro Io sono l'uomo nero. Oggi Izzo, in termini più chiari e precisi rispetto al passato, ci racconta lo scenario completo del Circeo e l'iniziazione di sangue alla Rosa Rossa di una decina di fratelli. Evidentemente la guerra in corso è sempre più rumorosa ai piani alti e non è finita qui. Si aprono gli armadi, possiamo scorgere qualche scheletro ammuffito e comunque ne vedremo delle belle o delle brutte. Neofascisti, massoni e satanisti. Non un gruppo di ragazzi deviati che imitano solo Arancia Meccanica, ma una vera setta, la Rosa Rossa, che unisce neofascisti e massoni notabili e satanisti. Due mesi prima del delitto del Circeo scompare Rossella Corazzin, allora appena 17enne, proprio come Rosaria Lopez e Donatella Colassanti, le due donne massacrate al Circeo. Colassanti riuscì a sopravvivere. Nel 2016, dopo quasi mezzo secolo, Izzo riferisce al procuratore di Belluno che Rossella Corazzin fu sequestrata da una banda di stupratori, portata sul lago Trasimeno, violentata e uccisa. Il magistrato non gli crede, ma nel 2022 la commissione antimafia dice che il suo racconto è credibile. Nel memoriale pubblicato da Menta, Izzo racconta i dettagli. Il rito di iniziazione, secondo la ricostruzione di Izzo, avvenne intorno a un tavolo della villa del medico perugino Francesco Narducci, rampollo di una nota famiglia dell'alta borghesia fortemente legata ad ambienti massonici, il cui nome compare negli atti delle indagini sul mostro di Firenze e scomparso nel nulla nel 1985. Dice Izzo: noi vestiti con tuniche bianche, con cucita su una rosa rossa, abbiamo a turno violentato la ragazza e quindi iniziato una decina di noi, trasformandoli in adepti, tra cui Andrea Ghira. Izzo descrive Narducci come un camerato, un figaccione biondino, belle moto, belle auto, sempre elegante, con cui avevo stretto una bella amicizia. Partecipammo insieme anche a riunioni, convegni massonici e di gruppi di estrema destra. Izzo, racconta Menta, aveva sentito parlare per la prima volta di questo ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro da Julius Evola e poi da un monsignore del Vaticano. Glielo descrissero come una setta molto potente paramassonica, la Fratellanza Rosa Croce, gli eredi dei Templari, ed è così che i drughi pariolini vengono iniziati alla RR in una villa di Firenze. Dice Izzo: in questa specie di villa medicea impura ci furono presentati come padroni di casa un anziano fiorentino di antica nobiltà che, intrattenendosi, ci raccontò che Dante Alighieri era un Rosa Croce, un paio di anziani medici, un professore di chiara fama, un noto politico e soprattutto fummo raggiunti da un giovane uomo che ci fu detto essere un gran maestro dell'ordine della Rosa Rossa. Aveva due occhi inquietanti, abbronzato, capelli neri ricci, alto e molto elegante. Ci fu detto che era un massone del 33° grado.
La disponibilità dell'omicidio è il primo compito assegnato: uccidere per evocare potenze dell'aldilà, uccidere per acquisire forza, uccidere per procurarsi sangue e feticci, che servivano per altre potenti pratiche esoteriche, oltre che per le evocazioni. Parlammo anche del sesso come mezzo per ottenere poteri alchemici e per attrarre nella setta uomini potenti e viziosi che, una volta entrati nella setta, ci avrebbero favorito in tutto e per tutto. Izzo entra quindi nella setta con un rito descritto nei dettagli, che prevede un nuovo stupro, ma poi racconta, quasi ironicamente: io che sono un vero re del male, potrei mai obbedire a questo santone di provincia? E allora immaginai la scena dell'uccisione del maestro, la mia spada di fuoco che calava rapida e silenziosa alla base del suo collo, e io che alzavo la sua testa sanguinante e bevevo il suo sangue che sgorgava copiosamente dalla vena giugulare esterna. Un saluto da maestro di dietrologia.